sieropurificante che andrà appunto ad agire sulla pelle pulendola e andiamo a preparare la nostra base. Quindi prendiamo le nostre spugnettine lattice, misceliamo quindi le nostre gocce e andiamo a stenderla su tutto il viso. Tra l'altro questo tipo di primer fa sì che lega il viso, ci prepara per l'applicazione del fondotinta e in questo modo il fondotinta scorrerà ancora meglio, senza mai creare macchie non solo del fondo ma addirittura anche del nostro fardo che applicheremo successivamente. Opacizza perché all'interno ha anche l'estratto di riso, quindi diventa proprio un vero sebo regolatore. Questa va bene su qualsiasi tipo di pelle, anche per le pelli secche, un tipo di primer di cipria, come potete chiamarla, che sia, va benissimo perché è proprio elastico. Maria, ci vuoi dire qualcosa sulla tecnologia del cristallo? Sì, è molto interessante questo prodotto, provate a toccarlo. Se siete abituati alle classiche vasi o comunque ai classici fissatori anche dopo trucco, scoprirete che è completamente diversa. Ma proprio la sensorialità è diversa, la manualità con cui lo toccate, l'esperienza proprio sensoriale. Non è una polvere, quindi non è secca come sono di solito le polveri, quando è polverosa, non è fluida come è un'emulsione. E non è neanche unta come possono essere unte come i prodotti colati. Quindi è proprio una nuova tecnologia, completamente una nuova idea di formulazione che contiene che è un incrocio, noi lo chiamiamo spesso degli ibridi, perché è un incrocio tra una polvere, un'emulsione e un colato. Associa tante caratteristiche di tutte queste diverse tipologie di base. Come dicevamo, non è assolutamente secca, quindi idonea a tutti i tipi di pelle, non è unta, quindi ancora una volta idonea a molteplici pelle, ma non è, ma poi lascia un finish assolutamente levigante, altamente levigante, riempie qualsiasi tipo di imperfezione, le linee, i piccoli pori e riesce a lasciare questo viso vellutato e matificante, ma assolutamente senza dare nessuna sensazione negativa, né di polvere e né di unto. Quindi l'applicazione, al di là della bellezza e della sensorialità, cioè voi sentite questa gomma che vi sembra proprio qualcosa di completamente diverso, ma se lo applicate anche solo sulla pelle della mano, vedete la differenza del tratto che lasciate? Crea un tratto assolutamente sottile, assolutamente mattificato e sembra quasi un velluto. Io poi per gioco, comunque per curiosità per voi, se volete vi ho portato anche qualche materia prima che è contenuta, proprio per capire come si arriva, cioè quali sono le sensibilità che si hanno nelle materie prime di partenza, che poi chiaramente con la perfezione della formulazione si arriva il risultato. Fai vedere Quindi se la poi volete materia prima, giocare. la Sì. materia prima di finimento della Ad esempio, la cristalla si riconosce subito da questa, per esempio. Se volete toccare questa polvere, che è assolutamente impercettibile, mettete le dita e la toccate sotto, sentite com'è, è una polvere ma non è assolutamente secca. È una pelle che noi diciamo impropriamente rocchiolosa, la sentite proprio che scivola sotto le vostre dita. E poi la bellezza di questa, appunto, di questa base è che, come vedete, qualsiasi colore ha in massa, poi sul vostro viso risulta di una trasparenza, di una neutralità assoluta. Bene, ci pare del più di sonno. Bene, come dicevo alcune di voi, questo siero è un prodotto di trattamento, no? Io mi occupo della società, della parte dello skin care, quindi la cura del viso, prodotti di trattamento, i prodotti bianchi chiamati anche così, e la idea di abbinare a un prodotto come la Crystal Glass, un prodotto di trattamento secondo me è rivoluzionario nel campo del make-up, perché la pelle deve essere assolutamente curata e protetta, quindi una base come questo siero che è costituita da acido ialuronico che forma un film superficiale sulla pelle, la protegge dalle aggressioni, la idratazione e all'interno di la particolarità di questo siero è che all'interno contiene un estratto di un
fiore che cresce sulle Alpi Svizzera, che ha la capacità di inibire un enzima che si chiama alfa reduttasa. Questa enzima è quella che fa partire, cioè dà l'input alle ghiandole sebacee per produrre nel sebo. Perché inseriamo all'interno di questo siero questo estratto? Perché è fondamentale che la mia ghiandola sebacea produca meno sebo possibile per mantenere il trucco più a lungo. E quindi è un prodotto... non è qualcosa che aggredisce, toglie il sebo in maniera aggressiva. No, è un, di più. È un prodotto purificante sebo normalizzante. Quindi voi avete l'abbinamento di una sostanza attiva efficace con un prodotto come il Crystal Glass, che è più una bellezza superficiale, una texture superficiale. Ma infatti io credo che il segreto sia anche questo. Questa idea credo che sia veramente geniale nella sua semplicità. Per questo motivo sul mercato vedete sempre di più e più le consumatrici sono sempre più attratte. L'inserire, l'unire il cosmetico, il decorativo con lo skincare. Ed è bellissimo, è vero. Però attenzione, perché molto spesso devi tenere un compromesso. Allora, lo skincare deve essere efficace, se no nessuno se lo compra più. Ma dall'altra parte il decorativo deve essere emozionale, deve essere funzionale. Cioè, se mi metto un decorativo che non mi fa diventare bella, non mi toglie le rughe, anche apparentemente, ma chi se lo compra? Quindi quando si trovano sul mercato e comunque si cerca sempre di fare questo mix, c'è sempre un compromesso tra l'efficacia e la formulazione cosmetica. Secondo me il bello e geniale è questo. I due prodotti sono separati e mantengono le loro forti caratteristiche. Il siero è vero, è puro, è concentrato, arriva dallo skincare, tutta la sua efficacia ce l'hai lì. Non l'hai diluito in un prodotto, è lì, è tutto lì, è come se fosse un vero prodotto skincare. Dall'altra parte io ho il mio prodotto cosmetico che non ho denaturato per metterci dentro un po' di qualcosa. È un vero prodotto cosmetico che deve fare quello che fa. Fa la base, è mattificante ed è irrigante. I due prodotti non li mischio, non li a priori, non denaturo i due prodotti. Ho un vero prodotto skincare insieme a un vero prodotto cosmetico. Le due proprietà le miscevi tu all'istante. E quindi amplifichi la loro potenza, ti metti il tuo siero concentrato e insieme abbini la bellezza della tua decorazione, quindi della tua base. Anzi, più di siero comunque potete mettere nel correttore, nel fondotinta, esatto, nella crema, primo. Non solamente nella sua la sera prima di andare a dormire, la mattina prima di metterti il tuo trucco, perché diciamo, è un vero siero concentrato, ha la sua funzione di skincare. Ma infatti la difficoltà è stata quella di trovare una base che fosse appropriata, esatto, per utilizzare e abbinarla ai prodotti di trucco, perché la peculiarità è proprio quella, questi sieri li potete usare con qualsiasi prodotto di trucco. Allora procediamo quindi con domande? No. Procediamo per la nostra base, quindi con l'applicazione del correttore. In questo caso abbiamo scelto un photo concealer. È uno degli ultimi correttori usciti proprio nella mia linea Revolution ed è il numero 713, si chiama Nature. Lo applicheremo inizialmente solo nelle discromie del viso, quindi con i folletti, macchiette, puro. Invece nella zona del contorno occhi lo andremo sempre ad applicare con una goccia di siero. E vi spiegherò poi quale siero. Quindi applichiamo sempre con un pennellino e tamponiamo con le dita per togliere l'eccesso di prodotto, quindi andiamo proprio a togliere le varie discromie sul viso. Direi che siamo a posto. Quindi abbiamo scelto invece stavolta come siero il nostro mitico Dianeide. Quindi applicheremo una sola goccia perché il prodotto è poco che andremo proprio a mettere nella zona orbitale e lo applicheremo sempre con il nostro pennellino. In questo modo. Perché abbiamo scelto Dianeide? Perché essendo un fortissimo anti-aging con appunto all'interno l'acido ialuronico, un stimolatore di collagene, questo aiuta moltissimo la zona del contorno occhi, proprio va a levigarla ancora di più. Andiamo quindi ad applicarla in questo modo, guarda in alto, e lo stesso correttore ha degli attivi all'interno sempre anti-aging. Quindi andiamo a metterlo solo ed esclusivamente nella zona d'ombra. Mi raccomando, non oltrepassiamola mai perché sennò si viene proprio a ricreare. Quindi lo applichiamo sul costante e sul
sulla palpebra mobile, non dimentichiamoci mai della palpebra mobile perché anche essa presenta delle discrimine, delle venuzze e quindi andiamo proprio a togliere, a levigarla e a uniformare bene l'incarnato, sempre aiutandoci poi con il castello per togliere gli eccessi di prodotto. Adesso vi passerò proprio anche questo prodotto, tanto io l'ho già utilizzato, così lo vedete. Se volete parlare anche di questo prodotto, ma io ci fai domande, cioè nel senso, mandate libere con le domande, perché poi la tecnologia magari è, non so, fate voi domande quando volete, quando l'avete toccato, se vi interessa qualcosa, la sensorialità piuttosto che... Questo è molto bello secondo me perché vedete come ha un'alta coerenza, quindi è molto amato dai miei compagni, però non è un prodotto fastidioso. È una crema che riesce una volta applicata a essere sottile e non dare nessun effetto maschera, quindi ha un'alta coerenza, un bellissimo effetto coerenza, ma senza essere pesante. Inoltre ha una tenuta davvero elevata. Questo è un prodotto che abbiamo studiato per avere quasi 16 ore di tenuta, quindi veramente un prodotto che all'interno dei polimeri particolari, dei sistemi gelificati che danno questa texture molto cremosa, che poi una volta applicati però diventano quasi diffusi, quindi la facile applicazione, la facile distensione sulla pelle e questa tenuta proprio, questi film che si applicano su.